Ragazzi, sono sempre io, sono 2008. Faremo una prova a non rimanere a bocca aperta. Oggi vediamo proprio un video su GTA che ti fanno rimanere a bocca aperta. Iniziamo. Un po' perché hanno GTA. Un po' possono farlo. Questo perché mi viene da ridere? Sta volando, sta volando, sta volando. Ma avete visto? Madonna. Questo non l'ho capito. Mi chiedo, ma non trovo mai un... Uno che mi fa rimanere a bocca aperta. No, quello che fa perché... però io... Come fanno? Vediamo. Qui non ci capisco. Ma come fa? Ma come ha fatto? Così poca faccia, come ha fatto? Un po' l'ho persa. Oh, se ci fosse tipo una macchina in cui ci fosse scritto, tipo avevo visto una macchina su un video di un altro youtuber, che tipo c'era una macchina bianca e verde con scritto davanti stronzo. Una libreif che si chiama Stronzo. Boh, o se mi chiedete hai detto una bugia? No, non è vero. Io conosco uno youtuber in cui ha giocato una partita come qui, però in tre, lui contro altri due suoi amici, e c'era una libreif che si chiama Stronzo. Andiamo avanti. E le curve le so fare anch'io. Ma era un porco quello.
Non so perché nelle prove a non ridere non mi fanno mai ridere. E nelle prove e a non farti stupire, non rimanere a bocca aperta, mai. Mai. Beh, questa è la prima. Cavolo, se avessi anch'io GTA 5. Però non posso perché non ho le televisioni in cui si possono giocare ai videogame. E dove è sputato quel signore? Come cazzo ho fatto? Scusate la parolaccia. È uno spazio così stretto, come è fatto? E in questa prova non è rimanere a bocca aperta, non stupirti. Io rido e mi faccio domande. E cos'è quello? Un carro armato. Beh, quello è facile da fare. Ma che razza di camion è? Non è donna? Niente. Niente. Si era buggato. Credo. Ma fai camminare almeno, tuo signore.
Allora, per questa volta chiudiamo qua, anche se il video, questo video della prova non rimanere a bocca aperta, non è che ci ha fatto proprio rimanere a bocca aperta. Scrivetemi nei commenti e mettete un pollice in su o se vi ha fatto rimanere a bocca aperta. E poi non so se la volete, ma farò un'intervista doppia. La farò un mercoledì o un venerdì. Quando ho tipo il mercoledì e il venerdì, la farò solo uno di quei 2 giorni. Quando c'è un mio amico, quello lì, il Dominic, quello che ho fatto un video un po' di tempo fa. È che tipo farò un'intervista doppia. Io gli farò alcune domande a loro due e loro devono rispondere. Sapete come si fa a fare un'intervista doppia. Poi se un giorno c'è sia la mia educatrice, il mio amico e mia madre, faccio un'intervista a tripla. Che farò sempre io le domande, loro le possono scrivere, e quindi tipo mia mamma scrive le domande che poi le faccio a lei, Domenico scrive alcune domande che io devo fare a lui, e la mia educatrice, che si chiama Erika, ne conosco due, è di Erika. Una del doposcuola e l'altra mia educatrice, e che faccio. E lei mi scrive così, lì, capito. E spero che vi siate stupiti, proprio così, stupiti, non stupidi, perché siete grandi, non siete stupidi, perché io non do stupido a nessuno, tranne a mia mamma. A volte io gli dico che è una stupida, solo a volte quando litighiamo. Beh, spero che vi siate stupidi, stupiti, un'altra volta l'ho detto, e 100 2008, vi auguro una buona giornata. Ciao!